Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia. Frequenze di Radio Matera, continuando i nostri programmi, ora va in onda Compagne di Viaggio, meditazione spirituale a cura di Suor Anna Maria Gellini del Movimento Ecclesiale Cattolico I Servi Inutili del Buon Pastore. Questa mattina Suor Anna Maria ci presenta la figura del Beato Giovanni Paolo I. Vi auguriamo un buon ascolto e diamo la parola a Suor Anna Maria. Carissimi amici, carissime amiche, buongiorno, ben ritrovati con questo nostro appuntamento di agosto. Appena passata la grande solennità dell'Assunzione, la Pasqua dell'estate potremmo chiamarla, e oggi ci ritroviamo con un compagno di viaggio particolare, sicuramente caro a molti di voi, e esattamente Don Albino Luciani, anzi possiamo dire Albino Luciani, che poi divenne Papa Giovanni Paolo I, simbolo di una speranza che nasce dall'umiltà, che nasce dalla sua docilità e anche da quel sorriso che tutti ricordiamo. Ma vediamo un pochino la vita, la storia di Albino Luciani, partendo dalla sua famiglia, dai suoi genitori, Giovanni Luciani e Bortola Tancon, che si conobbero a Venezia, dove appunto Giovanni si era trasferito per lavoro dopo aver passato un tempo come emigrato in Svizzera, e dove Bortola lavorava presso una famiglia benestante. Giovanni era vedovo di Rosa Fiocco, sposata nel 1900, ed era già padre di due bambine nate sordomute, Amalia e Pia. E proprio il pensiero dell'educazione di queste due bambine, che in un primo momento vengono lasciate alla nonna paterna, spinse Giovanni a cercare di formarsi una nuova famiglia, e quindi incontrerà appunto quella che poi diventerà la mamma di Albino, perché Luciani stesso ricorderà l'incontro tra i suoi futuri genitori nell'udienza che concesse ai veneziani, quando appunto disse: a Venezia avviene l'incontro dei miei futuri genitori dediti ad umile lavoro. E da lì prese avvio la conoscenza che li portò al matrimonio. E queste parole si trovano in un libro di Scopelliti Taffarel, Lo stupore di Dio, vita di Papa Luciani. E quindi, partendo diciamo da questa brevissima
inquadratura dei genitori di Albino, diciamo appunto che Albino Luciani nasce il 17 ottobre 1912 e viene subito battezzato perché si teme per la sua vita. È il primo segno, potremmo dire, delle difficoltà che incontrerà nella vita, proprio anche dal punto di vista fisico, perché ebbe vari ricoveri in ospedale e patì anche veramente la fame. Infatti il 3 settembre del 1978 dirà ai bellunesi: posso confermarvi che durante l'anno dell'invasione, il 1917, siamo in epoca di prima guerra mondiale, ho veramente patito la fame e almeno, disse, sarò capace di capire i problemi di chi ha fame. Questi testi, altri che poi vi farò conoscere, sono raccolti in uno dei volumi di Opera Omnia, che appunto raccolgono, diciamo, le testimonianze, la biografia, la storia di Papa Giovanni Paolo I. E quindi la vita di Albino Luciani, spesso a contatto con le fatiche, sperimentando anche incertezze sul futuro, però non impedì appunto a questo bambino, prima poi giovane, poi veramente uomo maturo, non impedì praticamente di crescere, di maturare e di trovare anche quella serenità di fondo che starà poi alla base della sua maturazione spirituale, perché intanto nel 1917, quindi 5 anni dopo la sua nascita, nascerà il fratellino Edoardo e poi nel 1920 la sorella Antonia. E un giorno addirittura disse: il Signore manda il freddo secondo i panni e io mi divertivo con poco. Qui è appunto uno dei ricordi più belli che Albino, diciamo, trasmette, testimonia della sua infanzia e della sua famiglia, perché appunto dice: mi divertivo con poco e la fede in Dio, la preghiera, l'andare in chiesa addolcivano le mie giornate. Il levarsi quando ancora fuori faceva scuro, il camminare con gli occhi chiusi e con la mano in quella della mamma. È tenerissima questa immagine che testualmente viene descritta da Albino: camminare con gli occhi chiusi e con la mano in quella della mamma. E aggiunge: e si era contenti anche nelle giornate critiche, anche quando le fatiche materiali ininterrotte, piccole, monotone, sembrano rompere la schiena, svegliando rimpianti, richiamando agli occhi lacrime. E questo era fortezza cristiana, che non impedisce di vedere profondo e lontano. Bellissime queste parole, che già dicono la sensibilità e la finezza spirituale di Albino. E poi aggiunge in quella testimonianza, sempre in Opera Omnia: tutti noi di casa avevamo sempre il sorriso sulle labbra e abbiamo conosciuto l'infanzia più spensierata e gioiosa. La nostra famiglia aveva poco, assai poco denaro, ma c'era una dignità e la mamma trovava sempre il modo di avere il denaro per comprare i libri di scuola. Pensate, sono testimonianze scritte nella semplicità che ha caratterizzato, in fondo, se ricordate, sino alla fine, il nostro carissimo compagno di viaggio, e veramente ha caratterizzato il suo brevissimo pontificato, come sapete, fino alla morte. E in questa descrizione che Albino Luciani fa della sua famiglia, già si adombra quel sorriso,
appunto che ha affascinato, potremmo dire, il popolo di Dio in quei 33 giorni di pontificato. E abbiamo la prova, possiamo dire, che quel sorriso presente nel cuore di Albino Luciani fin da bambino era l'immediata conseguenza di un sentire autenticamente cristiano che gli viene trasmesso appunto dai genitori in famiglia, un sentire cristiano in cui Dio è avvertito quotidianamente, presente e provvidente. Infatti Albino Luciani è sempre stato certo, e ce lo ha mostrato nel suo breve pontificato, che Dio non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne una più grande. Queste sono le parole, ricordate benissimo, che leggiamo nei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Dio non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne una di più grande. Dunque, in Albino Luciani, il nostro carissimo Giovanni Paolo I, beato, un sorriso, una serenità che non nascono da superficialità o buonismo, ma dalla fede nell'amore di Dio verso i suoi figli, dalla speranza che è una certezza, che Dio vede anche una formica nera su una pietra nera in una notte nera. Questo disse Papa Giovanni Paolo I nell'Angelus del 3 settembre 1978. Proprio richiamava questa speranza che diventi certezza, che Dio vede anche una formica nera su una pietra nera in una notte nera. Ricordatevelo, carissimi amici, ricordiamo questa frase anche, anzi soprattutto, nei momenti in cui veramente in qualche modo il buio sembra circondarci, sembra circondare la nostra vita. Dio vede, vede anche nel buio più profondo, nel buio più nero, vede e vede i suoi figli senza togliere per nessuno il suo amore e comunque la sua cura. E quindi con queste caratteristiche possiamo dire che l'infanzia di Albino Luciani fu caratterizzata soprattutto da queste presenze che sono state testimonianze di fede, e quindi presenze dei suoi genitori e poi di alcune guide spirituali. Anzi, la più importante guida spirituale in un primo momento fu l'arciprete Don Filippo Carli, e Don Filippo era stato per alcuni anni a Zoldo, poi prevosto di Rocca Pietore dal 1907 fino al 1919, quando poi il vescovo lo chiamò a guidare la pieve di Canale d'Agordo, che appunto è praticamente la parrocchia natale di Albino Luciani, e che allora contava quasi 5.000 anime e che era rimasta vacante dal 1916, anno della morte dell'ultimo rettore, Don Giovanni Battista Zanetti. E fu da questo momento che incominciò il legame particolare tra Don Filippo e questo giovane parrocchiano albino, che allora era praticamente un semplice, vivace ma fedele chierichetto di 7 anni. E quindi pensate, il buon parroco ci teneva davvero ai suoi giovanissimi discepoli, tant'è vero che grazie alla sua opera nacquero nei 15 anni della sua guida pastorale ben 12 sacerdoti, tra cui appunto Albino. E poi ci fu padre Saba de Rocco, generale, che diventò poi generale dei Somaschi, e anche un professore dell'Università Cattolica. Comunque, quando Albino ebbe 11 anni, confidò al parroco di voler entrare in seminario. Quindi 11 anni, quelli che erano stati gli anni della sua infanzia avevano già gettato le basi forti, potenzialmente ricche
già, diciamo, strutturate dall'opera dello Spirito Santo, perché appunto Albino riconoscesse a 11 anni la chiamata di Dio. E da quel momento Don Filippo lo seguì in modo particolare. Appena ritornava dal seminario si interessava dei suoi studi, gli affidava anche vari incarichi per tenerlo vicino, ma nello stesso tempo anche per aiutarlo a crescere, insegnare il catechismo, scrivere articoli per il bollettino parrocchiale, fare quello che il sacrestano faceva nei lavori della chiesa. E durante l'estate del 1931 gli assegnò anche un compito particolare: il riordino della biblioteca della canonica, che era veramente ricca di opere antiche e rare, e Albino la catalogò tutta. Il registro, scritto di sua mano, è ancora conservato nell'archivio parrocchiale e addirittura, ovviamente, considerato anche il tipo che Albino era, quindi anche interessato alle novità, interessato a crescere con strumenti che parlassero e lo avvicinassero in modo particolare a Dio, si prese pure l'impegno di leggere parecchi di quei libri e di alcuni addirittura di scrivere un commento. E quindi Albino viene seguito costantemente da Don Filippo, che lo segue con discrezione ma anche con fermezza. Infatti in certi casi non gli risparmia rimproveri quando li riteneva necessari. E a questo punto Albino troverà in lui l'ispirazione, diciamo, proprio per decidere in maniera definitiva il suo cammino, il suo percorso di ordinazione. Infatti lui condivise la gioia di diventare suddiacono l'8 luglio del 1934. Purtroppo però un paio di mesi dopo Don Filippo si ammalò gravemente e morì il 19 ottobre dello stesso anno. Albino rimase veramente addolorato per questa perdita, anche perché appunto celebrò la sua prima messa praticamente con la gioia del suo nuovo traguardo e appunto la tristezza di non aver vicino il suo vecchio parroco, che però appunto fu la sua guida più preziosa. Comunque l'8 luglio del 1935, giorno della prima messa di Luciani, lo stallo del coro era occupato dal nuovo arciprete Monsignor Augusto Bramessa, nominato successore di Carli nel maggio dello stesso anno, e quindi il nuovo parroco chiese al vescovo ed ottenne accanto a sé subito come cappellano il sacerdote Novello. E quindi Albino Luciani, Don Albino, ricorderà i pochi mesi trascorsi a Canale quando Bramessa, che lo seguì nei suoi primi passi di sacerdote, lo faceva alzare alle 4 di mattina per andare a celebrare la messa nei villaggi più lontani. E quindi così comincia l'esperienza di Albino Luciani come sacerdote, e i primi passi quindi del suo sacerdozio li compie in terra a Gordina. Poi diventò anche insegnante di religione presso l'Istituto Minerario, e fra l'altro Don Albino più avanti ricorderà questi anni come i più belli del suo sacerdozio. Ma dopo appena 2 anni in terra Gordina viene chiamato a Belluno come vice rettore del seminario, servizio che svolgerà per quasi 10 anni. Nel frattempo, in quegli anni, si iscrive alla Università Gregoriana a Roma, dove si laurea in teologia nel febbraio del 1947. E da vicerettore la sua vivace intelligenza e anche una memoria notevolissima gli permette di insegnare molte materie, dalla filosofia al diritto canonico, dall'arte sacra alla storia, e poi ancora patristica, eloquenza, catechetica.
Ecco, carissimi, ci fermiamo per un attimo, un breve stacco musicale, e poi riprendiamo il percorso che ci permette di conoscere qualche particolare in più della vita del nostro caro beato Giovanni Paolo I. Ecco, carissimi, di nuovo in compagnia del nostro carissimo beato Giovanni Paolo I. Come vi dicevo, continuo a darvi alcune notizie particolari della sua vita e del suo percorso, che appunto dalla nascita lo portano poi a quei 33 giorni di pontificato come appunto Papa Giovanni Paolo I. Nel 1948, quindi procediamo nei suoi anni ancora giovanili, il vescovo Girolamo Bortignon lo volle al suo fianco come provicario, e poi Monsignor Gioacchino Muccin nel 1954 lo nominò vicario generale. Tra l'altro proprio Monsignor Muccin scrive una lettera particolare quando nel 1956 scrive alla Sacra Congregazione dei Vescovi proponendo appunto Albino Luciani l'episcopato. E la stessa congregazione in un primo momento gli fece due riserve, pensate, la prima relativa alla salute cagionevole, la seconda, pensate carissimi, relativa alla sua voce fievole. Infatti Don Albino aveva una voce leggera, fievole. E a proposito della salute, quindi Monsignor Gioacchino Muccin produsse un certificato del suo medico e la sua dichiarazione, scrivendo che Luciani dal 49 al 56 non era mai stato un solo giorno a letto e, malgrado la sua costituzione fisica minuta e fragile, aveva sempre dato prova di una resistenza e di una forza di volontà incredibili, quali raramente si riscontrano in persone ritenute sane e robuste. E quanto alla voce fievole, scrissi alla Congregazione dei Vescovi che nel secolo del microfono e dell'altoparlante il problema non si poneva. E così, a questo punto, il 15 dicembre 1958, Albino Luciani viene eletto vescovo di Vittorio Veneto da Papa Giovanni XXIII, che lo consacra di persona in San Pietro il 27 dicembre dello stesso anno, cioè il 27 dicembre seguente, la settimana dopo, insomma. E, in occasione di un colloquio privato avuto con Papa Giovanni XXIII, prima dell'ordinazione, il Papa gli indicò, è interessante carissimi, gli indicò quattro obiettivi che, come lo stesso Don Albino dirà, recano una vera grande pace. Allora, il primo obiettivo: fare la volontà altrui piuttosto della propria, scegliere sempre di possedere meno piuttosto che di più, cercare sempre il posto più basso e di essere inferiore a tutti,
desiderare sempre e pregare che nella propria vita si compia interamente la volontà di Dio. E Luciani ricorderà pubblicamente altre volte questi insegnamenti e intanto li fece veramente suoi, sintetizzandoli nel motto episcopale che scelse. Infatti, se ricordate, da vescovo il motto scelto fu Humilitas, quindi umiltà, umiltà. Questa infatti è una delle caratteristiche che, unita alla semplicità e alla forza del suo sorriso, appunto definisce la persona e l'identità di Giovanni Paolo I. Poi diventerà patriarca di Venezia. È importante che ricordiamo anche questo arco della sua vita dal 1969 al 1978. Infatti il 15 dicembre 1969, da notare che la nomina vescovo di Vittorio Veneto fu del 15 dicembre 1958 e appunto nel 69 fu eletto da Paolo VI patriarca di Venezia, dove fece l'ingresso il successivo 8 febbraio 1970. Il periodo veneziano del ministero di Albino Luciani fu probabilmente quello segnato da maggiori difficoltà, anche per il periodo storico particolare che viveva anche l'Italia, segnato dalla contestazione giovanile e anche dall'intensificarsi, dal diffondersi di problemi sociali e politici. E anche a Venezia comunque Luciani rimane fedele al suo stile sobrio e sa che questo non piacerà a tutti, ma non vi rinuncia. E così nell'indirizzo di saluto all'ingresso a Venezia dirà candidamente, semplicemente, nella verità: fanciullo di montagna, ho conosciuto Venezia con l'immaginazione e quasi in sogno. Mi dicevano: a Venezia le strade d'acqua sono solcate da gondole, le gondole le legano ai pali, come noi quassù leghiamo gli animali agli alberi. E poi continuerà a camminare per le calle e i campielli con il solito suo vestito nero, senza croce e zucchetto, come un semplice sacerdote. E il suo ambiente preferito era quello comune, quello dell'incontro spontaneo con la gente, con i malati, con gli anziani, e quello con i sacerdoti, nell'accompagnamento personale. Don Albino Luciani, in questo caso appunto patriarca di Venezia, sarà veramente un padre per i suoi sacerdoti. E però, se il popolo subito lo comprese e lo apprezzò per le sue doti, potremmo dire veramente straordinarie, di umiltà semplice e comunicativa, ad altri livelli purtroppo emersero critiche, incomprensioni, ma questo era e fu sempre il suo stile. Infatti racconta a padre Venanzio Regnier: quando nei primi mesi andavo all'ospedale civile o a Sacca Sessola per visitare gli ammalati, i medici e le suore sospendevano il lavoro per accompagnarmi. Dovetti dire, pensate, care suore e bravi medici, avete tanto lavoro, per favore, ritornate al vostro posto, io so camminare da solo. Dunque nessuna meraviglia se il patriarca Luciani ha avuto un cammino arduo e se alla sua azione con questo stile è mancato tante volte il plauso di tutti. Ma non era quello che cercava, non è quello che dobbiamo cercare, carissimi amici.
la testimonianza cristiana passa per le vie che il Signore ci fa capire, quelle vie che diventano nostre, diventano caratteristiche di ognuno e che nella verità devono rispecchiare la divinità, la santità, la semplicità che Gesù ci ha insegnato attraverso la sua vita e attraverso il Vangelo. E infatti Albino Luciani non perse mai la sua serenità anche in queste difficoltà, ricordando bene le parole evangeliche. Carissimi, le ricordiamo anche noi. Il versetto 26 del capitolo 6 di Luca cosa ci dice? Guai quando tutti diranno bene di voi. Certo, è Dio che deve dire bene di noi. È Dio che dice bene di noi nella misura in cui rimaniamo fedeli alla sua volontà e al suo stile. E quindi Albino rimase fedele alla scelta pastorale che aveva fatto, privilegiando la parrocchia, e nell'ambito di ogni parrocchia privilegiava gli incontri con i poveri, gli ammalati, i giovani, i bambini, il mondo del lavoro, preferendo insomma porre la sua autorità a servizio degli ultimi, piuttosto che cercare notorietà, visibilità nelle parate di gala o nelle rappresentanze civili. Don Albino prese sempre le distanze da queste cose. Da patriarca visse molto da vicino anche i momenti agitati del mondo del lavoro. Del resto la provenienza sua da una famiglia operaia lo rendeva naturalmente più sensibile ai problemi e alle necessità del mondo del lavoro. Il patriarca povero, come lui amava definirsi, compiva frequentemente visite agli stabilimenti, partecipava ai problemi, alle rivendicazioni dei lavoratori. E nonostante questa sua presenza costante, interessata, attenta, alcuni lo accusavano di non prendere posizioni nette, però altri compresero questo atteggiamento e pensate, un sindacalista disse addirittura: il patriarca non è un cinico, non è un opportunista, non è un uomo di parte, ha una sua filosofia della vita, un suo modo di vivere gli avvenimenti. Vuole davvero un mondo più giusto, ma ritiene che lo si possa costruire solo con la buona volontà di tutti. Ecco perché non si schiera esclusivamente da una parte, togliendo magari alle altre parti la possibilità di contribuire alla costruzione di un mondo diverso. Guardate che sono parole interessanti, importanti, dette da un sindacalista nei confronti di un cardinale. E ancora, sempre questo sindacalista dirà, e sono parole che troviamo nel testo di Saverio Pancheri, Il breve sorriso di Papa Luciani, edizioni Ripetta, e proprio qui questo sindacalista dirà: a chi gli faceva notare che si può uscire positivamente da certe situazioni anche attraverso la dura lotta, rispondeva che sì, forse era possibile, ma che lui preferiva l'incontro, il dialogo, attorno a un tavolo, guardarsi in faccia, uno scambio di sguardi per riuscire a discernere e a decidere insieme, secondo anche le ispirazioni del Vangelo. Perché appunto Luciani riteneva che la lotta avrebbe potuto spezzare l'unità o dei lavoratori o della società o della Chiesa, e l'unità era un bene a cui Don Albino ha sempre tenuto, da sacerdote,
da vescovo, da patriarca, da papa nei suoi 33 giorni di pontificato. Certe sue posizioni possono essere capite solo alla luce di questa sua filosofia della vita. E fu proprio questa sua particolare sensibilità verso i lavoratori che lo portò più volte accanto agli immigranti, in particolare veneti, sia in Europa che in America Latina. E questa sua capacità di ascolto, questa volontà di salvaguardare a tutti i costi l'unità, non gli faceva mai però perdere di vista quello che la sua missione di pastore e di guida gli imponeva. Anche a Venezia, per esempio, dovete prendere decisioni impopolari. Non so se tutti voi carissimi sapete questo particolare, ma a Venezia sciolse la Fuci di fronte ad atteggiamenti e prese di posizione contrarie alle indicazioni espresse dall'Episcopato italiano. Egli in verità aveva tentato di convincere coloro che avevano assunto posizioni contrarie all'insegnamento dei vescovi a fare, per così dire, un passo indietro. E infatti dirà: siete Azione Cattolica, se non convenite sulla notificazione dei vescovi, almeno per rispetto, non pronunciatevi contro di essa in pubblico. Guardate, carissimi, è una lezione importantissima che dobbiamo tenere presente anche oggi. Poi il nostro caro patriarca di Venezia, di fronte al persistere della posizione degli studenti cattolici, dopo aver trascorso una intera notte in preghiera, il 18 aprile 1974, toglie l'assistente ecclesiastico alla Fuci, sciogliendola di fatto come associazione cattolica. Questo, carissimi, sta a dire la determinazione comunque e l'onestà evangelica che caratterizza il nostro patriarca e che continuerà a caratterizzare il nostro compagno di viaggio quando diventerà sommo pontefice con il nome di Giovanni Paolo I. Ecco, carissimi, ancora un attimo di stacco musicale e poi ci avviamo all'ultima parte della nostra trasmissione con il nostro compagno di viaggio, beato Giovanni Paolo I. Carissimi, di nuovo in compagnia del nostro beato Giovanni Paolo I, ora veramente compagno di viaggio come sommo pontefice. Infatti arriviamo al 26 agosto 1978. Nel pomeriggio di quella giornata moltissima gente attendeva in piazza San Pietro, oppure anche davanti al televisore in casa, la fumata bianca.
annuncio dell'elezione del nuovo Papa che avrebbe sostituito Paolo VI, che era morto il 6 agosto, quindi 20 giorni prima. Sono le 19:31 quando il nuovo Papa appare alla loggia centrale della Basilica Vaticana, emozionato, saluta timidamente, vorrebbe cominciare subito a parlare, ma il cerimoniere gli dice che non è consuetudine. Luciani non insiste. La folla in piazza lo acclama, lui saluta. Entra subito nel cuore con quel suo sorriso che sembra dire: scusate il disturbo, scusate il disturbo. È la gioia piena e vera di un popolo che sente di avere un papa, figlio di gente semplice, povera, amabile, proveniente da Venezia. È per la terza volta in un secolo che un papa proviene da Venezia. E infatti, diciamo, l'accostamento con Giovanni XXIII, con Papa Giovanni XXIII, è spontaneo. E così, da quel 26 agosto 1978, inizia uno dei più brevi pontificati della storia della Chiesa Cattolica, un pontificato che apre la strada a uno dei pontificati invece più lunghi, quello di San Giovanni Paolo II. E il vescovo delle diocesi di Belluno e di Feltre, Monsignor Maffeo Ducoli, all'epoca dell'elezione di Luciani al sommo pontificato, ricorda, diciamo, un gesto di squisita sensibilità propria appunto di Albino Luciani. E infatti racconta: nel pomeriggio del 21 settembre mi trovavo a Roma, entrato in Vaticano per alcuni impegni, telefonai al segretario del Papa, l'allora Don Diego Lorenzi, chiedendo di poter vedere il Santo Padre, e dopo qualche istante di attesa Don Diego mi dice: il Papa la vede volentieri, anzi la invita a cena questa sera. E così davvero rimasi a cena con il Papa. E continua appunto questo Monsignor Ducoli dicendo: rimasi a cena, una cena semplice, durante la quale parlammo di tante cose, soprattutto riguardanti la diocesi di Belluno e di Feltre, le missioni popolari in corso, e dopo cena ci siamo salutati. Mi stavo avviando verso l'ascensore quando mi sento prendere per una spalla, ed era il Papa, e mi dice: venga, venga in cucina a salutare le suore che hanno preparato la cena. Mi accompagna in cucina, lo saluto, ringrazio le suore, mi giro, il Papa non c'era più, si era già ritirato in cappella. E Monsignor Ducoli continua dicendo di avere mantenuto vivo nella memoria e nel cuore quell'ultimo gesto di una persona capace di gesti straordinariamente semplici, ma profondamente veri. E quell'ultimo gesto di cui lui è stato testimone viene ritenuto da lui stesso l'immagine più bella che conserva nel cuore di Albino Luciani. E ci sono testimonianze anche dei parenti. La nipote Pia, per esempio, racconta: lo zio era un uomo deciso. L'ultimo incontro che ebbi con lui a Roma è stato a metà settembre, quando mi invitò anche a pranzo, assieme ai suoi due segretari. Fu allora che lo zio si rivolse a un segretario e gli disse: hai fatto quello che ti ho chiesto questa mattina? Sì, ma, rispose, mi hanno detto che non è possibile perché questo non è mai stato fatto. E la nipote Pia continua nel suo racconto testimonianza: il Papa, ancora più deciso, gli ordinò di ritornare nel pomeriggio a chiedere la stessa cosa, dicendo chiaramente che è il Papa che lo vuole. E aggiunge la nipote Pia:
Non era forse questo un segno di fermezza, di decisione? Carissimi, sono solo due esempi, due fatti che rivelano inequivocabilmente come l'elezione a Papa non abbia cambiato lo stile di Albino Luciani. Fin dalla sua prima apparizione, dal suo primo Angelus, che è stato una specie, come possiamo dire, di confidenza, ma anche dallo svolgimento delle udienze del mercoledì, piuttosto insolito nei gesti e nelle parole, Giovanni Paolo I è apparso l'esatta continuazione del vescovo e patriarca Luciani, e ancora prima potremmo dire l'esatta continuazione di Albino Luciani, di Don Albino Luciani. Estrema semplicità, grande affabilità, squisita attenzione e sensibilità verso i collaboratori e al tempo stesso, però, carissimi, chiarezza di idee e decisa volontà di cambiamento. E anche coraggio, possiamo dire. E ci riferiamo in particolare all'espressione usata all'Angelus del 10 settembre 1978. Disse quel giorno: Dio ha sempre gli occhi aperti su di noi, anche quando sembra ci sia notte. E fu il giorno che disse: è papà, più ancora è madre. In realtà il coraggio è stato tale in riferimento all'ambiente in cui l'affermazione venne pronunciata e alla solennità del momento, uno dei primi Angelus del nuovo Papa. Ma queste sue parole corrispondevano perfettamente al suo stile. D'altra parte era stato, ricordate, lo stesso profeta Isaia a parlare di Dio facendo riferimento ad una mamma. E appunto Papa Luciani lo cita in questo Angelus. Luciani dunque si manteneva perfettamente con quel suo modo tipico, personalissimo, nella scia della Sacra Scrittura e della tradizione. Non nuova dunque la teologia. Nuovo e per certi versi spiazzante il modo e il coraggio. Carissimi, il coraggio della verità non è scontato. Il coraggio della rettitudine di pensiero non è scontata. Riflettiamo su questo, anche per rileggere, confrontare il nostro modo di vivere, i nostri stili, la nostra vita, con l'esempio di questi nostri compagni di viaggio. Tant'è che ci furono sia critiche che strumentalizzazioni per questo stile di Papa Luciani. E d'altra parte, probabilmente molti quel giorno ascoltarono le sue parole prevenuti, con animo giudicante, come tante volte abbiamo noi. Tante volte noi siamo predisposti al giudizio prima ancora di predisporci all'ascolto. E ovviamente in questo modo travisiamo anche i messaggi più santi, i messaggi più veri. Magari messaggi scomodi, e proprio perché sono scomodi, appunto, ci nascondiamo dietro le nostre valutazioni. E quindi quel giorno molti non avranno fatto caso che in fondo Papa Luciani stava citando semplicemente il profeta Isaia, profeta di Dio, parola di Dio, scrittura sacra. Un'apparizione comunque quella di Giovanni Paolo I, che è durata giusto il tempo necessario perché i credenti, soprattutto gli umili, i semplici,
potessero avvertire che attraverso l'umile e amabile figura di Albino Luciani Dio era venuto a dir loro di non perdere mai il sorriso, di non abbandonare mai la speranza, perché lui, Dio, è presente nella storia di ognuno e la guida con la sua provvidenza, e disse un giorno: non dite ho troppo peccato. Fareste torto a Dio, a un Dio di cui la prerogativa è avere sempre pietà e perdonare. E aggiunse: non dite ho troppo sofferto. Dio è il samaritano che medica ogni ferita. Non dite ho aspettato troppo. Dio ci è sempre al fianco, pronto a fare con noi la strada che sale. Carissimi, queste testuali parole di Giovanni Paolo I sono raccolte nel quinto volume dell'opera Omnia. Testuali parole. E questo fondamentale messaggio di speranza ha attraversato la Chiesa e l'umanità in quei brevissimi 33 giorni. Periodo brevissimo, ma capace di squarciare le tenebre che attraversavano il mondo. E ancora oggi possono essere capaci di squarciare le tenebre del nostro mondo di oggi. Illuminante possiamo considerare la riflessione di Giovanni Testori sulle attese e sulle speranze suscitate da Papa Luciani in questi pochissimi giorni. Nel Corriere della Sera del 30 settembre del 1978 Testori così scriveva: «Noi tutti e tutto il mondo ci eravamo attaccati e quasi abbracciati al suo viso, al suo parlare dimesso e feriale delle più abissali verità, che sulle sue labbra, pur restando se stesse, riuscivano a farsi possibili alle nostre forze e alle nostre misure. Ma prima di ogni cosa, noi tutti e tutto il mondo avevamo affidato a lui, senza per questo dimettergli dall'elenco delle nostre responsabilità, il vuoto e quel senso di assenza che rende il nostro tempo così duro, vitreo e terribile». Queste le parole sul Corriere della Sera di Giovanni Testori nel 1978. Carissimi, possiamo ritrovare tutto vero anche oggi. E quando la sera del 28 settembre 1978 Giovanni Paolo I chiude gli occhi sulla scena di questo mondo solo, possiamo dire, senza disturbare nessuno, mai avrebbe immaginato tutto quello che sarebbe successo dopo, quando e quanto la sua vita e il suo ricordo avrebbero aiutato tante persone a ritrovare la via della conversione. E praticamente tutto incominciò tra gli anni 78 e 85, quando nelle diocesi di Belluno e Feltre, anche fuori di quella diocesi, furono raccolte oltre 120.000 firme per chiedere la beatificazione di Giovanni Paolo I. E in un primo tempo non fu dato ascolto a questa richiesta, nonostante l'impegno del vescovo Monsignor Ducoli. Probabilmente i tempi non erano ancora maturi per il mondo, perché Giovanni Paolo I dal paradiso, dal momento della morte, nella santità del cielo, presso il trono di Dio, ha cominciato a intercedere con più intensità per il suo popolo, per il suo gregge, per i suoi poveri. E a questo movimento spontaneo di popolo, che nacque appunto nella diocesi di Belluno e Feltre, si aggiunse poi una lettera comune dell'episcopato brasiliano. Pensate, 213 vescovi brasiliani che inviarono una petizione a Giovanni Paolo II,
in cui appunto si chiedeva l'introduzione della causa di beatificazione di Giovanni Paolo I, la lettera porta la data del 15 aprile 1990, solennità di Pasqua, e l'Episcopato brasiliano motiva questa richiesta parlando tra l'altro di Luciani come di un astro luminoso di fede e di santità, e considera questa apparizione quasi come una stella cadente di Giovanni Paolo I come un segno della divina provvidenza. E poi, attraverso tutti i vari passaggi, finalmente si arriva alla beatificazione del nostro carissimo compagno di viaggio, Papa Giovanni Paolo I, il 4 settembre 2022. Beatificazione, diciamo, riconosciuta, regolarizzata, promulgata, proclamata da Papa Francesco, appunto nel 2022, 4 settembre, a Roma. E possiamo dire, e mi avvio alla conclusione, che il segreto, per certi aspetti, della spiritualità di Papa Luciani stia nell'umiltà. Ecco, carissimi, facciamo una sintesi di questo nostro compagno di viaggio e appunto della sua testimonianza. Cosa in qualche modo possiamo raccogliere di esempio, di incoraggiamento? Umiltà, messa a fondamento di tutto l'edificio spirituale, secondo l'insegnamento della parola di Dio, secondo lo stile di un figlio di Dio, di un uomo di Dio. Così si spiegano tante manifestazioni tipiche di Papa Luciani: la semplicità del comportamento, il fastidio che aveva, che dimostrava per la retorica, per ogni tipo di falsità, di fariseismo, così come non sopportava i discorsi incomprensibili, che se sono tali in qualche modo non sono sempre e mai completamente secondo verità, perché nella verità tutto è trasparente e comprensibile. Ma con l'umiltà si spiega soprattutto la sua assoluta libertà interiore e la sua ferma speranza. Pieno di speranza è stato il nostro compagno di viaggio, perché sapeva bene che il capo del filo della storia è saldo nelle mani di Dio e che il viaggio umano di ognuno di noi va verso casa, anche se passa, come per la famiglia di Nazareth, per l'Egitto. Pieno di speranza perché ha creduto sempre nella parola di Dio, più ancora che nella sua realizzazione, e perché ha amato la parola di Dio più ancora delle risposte degli uomini. Insomma, l'umiltà era il fondamento su cui si innalzavano robuste e vive tutte le altre virtù, dalla fede alla carità, dalla speranza alla prudenza, dalla povertà personale al senso della giustizia. Questo è il tesoro prezioso che ci trasmette Giovanni Paolo I. Lo abbiamo in mano, carissimi amici. La provvidenza ce lo ha consegnato. Il Signore ci renda forti di fronte alla tentazione di sotterrarlo per pigrizia o per paura, o per disinteresse, o per cattivi giudizi, e ci aiuti, anche per intercessione di Papa Luciani, beato Giovanni Paolo I, a renderlo fruttuoso per noi stessi e per tutti gli uomini del nostro tempo. Ecco, carissimi, così concludo questo nostro incontro del 19 agosto. Vi saluto. Vi ringrazio dell'ascolto e dell'attenzione. Vi auguro buona continuazione di questo mese di agosto e dell'estate e vi do appuntamento al prossimo mese, 16 settembre, con una nota compagna di viaggio, Santa Madre Teresa di Calcutta. Grazie e a risentirci.